Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, appunto, questo video sarà dedicato appunto alla scelta che ho preso in questi mesi, diciamo. Sono stata qui in Sardegna. Per chi appunto non mi conoscesse, fosse capitato per caso in questo video, io studio giurisprudenza a Bologna, devo iniziare appunto il terzo anno, però appunto ho deciso di cambiare università, ovvero cambiare diciamo sede, quindi continuerò sempre a studiare giurisprudenza perché piace tantissimo quello che studio, però ho deciso appunto di studiare giurisprudenza a Cagliari e non più a Bologna. Ovviamente io sono sarda, quindi non è una scelta fatta così a caso, ovviamente. Ho deciso, diciamo, di stare qui in questi mesi, diciamo, di lockdown che appunto ho passato qui con i miei genitori. Qui in Sardegna ho maturato, diciamo, appunto l'idea di andare all'università e di continuare a studiare qui. Ci sono ovviamente tanti motivi che mi hanno spinta a prendere questa decisione. Sicuramente prima di tutto il fatto di essere più vicina alla mia famiglia, soprattutto perché diciamo che questo inverno comunque mi sono resa conto un pochino della diciamo della distanza, del fatto comunque di trovarmi lontano dalla mia famiglia, dai miei parenti. Ovviamente stare a Bologna è stata un'esperienza bellissima per me. Ero diciamo molto indecisa se fare questo passo proprio perché l'Università di Bologna mi ha veramente fatto appassionare a quello che studiavo, che mi sono trovata veramente benissimo. Ovviamente però ho deciso di tornare qui perché ovviamente qui sono a casa mia, quindi non devo pagare l'affitto di un altro appartamento. Adesso diciamo prenderò la patente e quindi potrò avere la macchina, cosa che invece lì a Bologna comunque era difficile fare, difficile avere. Inoltre, vabbè, qui comunque tutte le mie amiche, tutti i miei amici, ho iniziato a fare equitazione, quindi qui ovviamente mi sento più a casa, ovviamente casa mia. Ovviamente adesso ho fatto l'iscrizione, dovranno appunto convalidarmi tutti gli esami, spero tutti, perché comunque ho dato molti esami a Bologna. Dovrò comunque, presumo, dare altri esami che a Bologna non c'erano, ma a Cagliari ci sono, quindi sicuramente gli study with me inizieranno molto prima perché diciamo tra ottobre e novembre dovrò già dare diversi esami per mettermi in pari. Quindi diciamo se in questi mesi non rispondevo magari alle vostre domande su quali esami farai nella sessione estiva, quanti esami ti mancano ancora per questa sessione estiva, è perché appunto ho deciso di dare diritto commerciale, che era l'unico esame di questa sessione che corrispondeva anche agli esami che ci sono a Cagliari, perché gli altri esami della sessione estiva, diciamo, di Bologna non corrispondevano a quelli di Cagliari, quindi avrei rischiato di dare esami che poi magari non mi avrebbero convalidato. Quindi ho deciso appunto di concentrarmi su diritto commerciale e appunto ovviamente l'ho dato e poi di finire così la sessione, quindi diciamo che appunto a ottobre-novembre dovrò dare due esami che sono praticamente quelli che mi mancano, ecco. Il fatto che ancora non sia ben definita la situazione dell'università, soprattutto per questo primo semestre, mi ha dato, diciamo, una spinta in più a prendere questa decisione perché probabilmente anche il primo semestre di quest'anno accademico sarà appunto in modalità online, quindi ovviamente ho lasciato l'appartamento che avevo lì a Bologna e quindi il fatto di dovermi mettere magari a ricercare tra 3 mesi un nuovo appartamento, riportare tutte le mie cose lì, mi ha condizionato comunque un pochino. Ovviamente per tutte le ragazze che mi scrivono che volevano studiare a Bologna, io continuo comunque a consigliarla come università, come città, perché davvero io mi sono trovata comunque benissimo. Quindi è solamente una scelta, diciamo, dovuta a motivi più o meno personali, ecco. Mi sono resa conto che appunto stavo sacrificando comunque vedere la mia famiglia, vedere i miei parenti, per
per studiare fuori quando comunque anche qui a 10 minuti da casa ho comunque una buona università. Quindi diciamo che mentre alcune persone fanno 3 anni di università e poi la magistrale fuori, io avendo fatto 2 anni fuori, come se avessi fatto una sorta di magistrale fuori, e appunto i prossimi 3 anni li farò invece qui. E quindi insomma questa è la decisione che ho preso, spero di essere stata chiara, diciamo di essermi spiegata bene, non volevo fare un video lunghissimo perché insomma sì, è una cosa che appunto volevo comunicarvi, però non è nulla di che, alla fine sto solamente cambiando città, ma l'università rimarrà sempre la stessa, ovvero giurisprudenza, quindi i video su YouTube continueranno, anzi avrò un pochino più di tempo essendo a casa per dedicarmi al canale. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Questa è la novità, diciamo, di cui volevo parlarvi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, mettete mi piace e ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.